Eccoci, ben ritrovati in questo nuovo video. Come promesso, ora entriamo nel mondo delle strategie utili ad implementare il radicamento. Andate a vedere nel video precedente di che cosa parliamo. Il radicamento ci è utile perché amplia e consolida la consapevolezza della relazione di noi nel momento e l'ambiente nel momento presente, e questa è una condizione essenziale per aumentare la finestra di tolleranza. Benissimo, allora in questo video proviamo a concentrarci sui sensi, come i nostri sensi possono esserci di aiuto nel radicamento. Iniziate a soffermarvi proprio adesso dove vi trovate in questo momento. Osservate che cosa vi circonda, che aspetto ha l'ambiente dove vi trovate, che rumori sentite, che odori sentite, com'è il contatto con un oggetto o un materiale. Avete davanti un tablet, un PC, avete lo smartphone, guardatevi intorno e cercate, respirando lentamente, di osservare ciò che vi accade intorno. Possiamo utilizzare la vista, importantissima. Sicuramente guardarci intorno è assolutamente utile, ma potete anche provare a scegliere tre oggetti che vi sono vicini, di prossimità, e soffermatevi ad osservarli senza toccarli. Soffermate a osservarne uno per volta, descrivete la forma, il colore, la dimensione. Provate a stimarne il peso, provate a immaginare la sensazione di poterlo maneggiare, potete anche andare a vedere dove lo potete osservare, questo oggetto, quali caratteristiche possiede. Ci può essere di aiuto nel radicamento anche il tatto, quindi per esempio se siete seduti su una sedia, su un divano, sull'erba di un prato. Osservate che cosa, quali sensazioni il materiale sul quale siete seduti provoca in voi. Descrivete con maggior dettaglio possibile ogni sensazione. Quali parole descrivono al meglio la sensazione, la percezione del vostro contatto del vostro corpo con l'oggetto che vi sostiene? Prendetevi il tempo per rispondere, arricchendo con i maggiori dettagli possibili. Anche l'udito ci è molto utile. Che cosa sentite? Quali rumori? Il volume è acuto, è alto, è basso? Quali parole descrivono al meglio questi rumori? In questa fase dell'anno, che è la primavera, a me piace tantissimo, magari tra una visita e l'altra, prendermi quei 2 minuti per ascoltare il canto degli uccellini fuori dalla finestra, la musica, la radio. Io, oltre alla radio, ho predisposto una playlist che ha proprio la funzione di aiutarmi a far scivolare, no? Far andare via le storie dei tanti e delle molte persone che accompagnano e arricchiscono il mio cammino professionale. Potete però trovare anche un tempo per recuperare degli oggetti che vi sono di aiuto per radicarvi nei momenti difficili. Ricordate la nostra cassetta degli attrezzi? Ecco, possiamo anche rendere alcuni attrezzi reali. Quindi andiamo nel mondo, nella nostra stanza, proviamo, sperimentiamo la manipolazione di alcuni oggetti che sentiamo avere il beneficio di farci rimanere all'interno della finestra di tolleranza. Una pallina antistress, che può essere morbida, un po' più dura. Il maneggiare oggetti, anelli, non so, braccialetti, far passare una cordicina, un pezzo di tessuto tra le nostre mani, ma può anche essere un oggetto della natura, un sasso, una piccola pigna. Un rametto, dobbiamo provare perché ognuno di noi trae beneficio da alcuni oggetti e soprattutto non focalizziamoci su un oggetto, perché magari la pallina ci può servire in un momento in cui siamo in iper, quindi siamo fuori verso l'alto, ma invece non lo so, un rametto, un piccolo sasso
sasso colorato che ci ricorda il fiume, che ci ricorda la gita in cui lo abbiamo trovato, ci può aiutare nei momenti in cui siamo invece magari più in ipoarousal. Ci può essere di aiuto la vista, quindi nella nostra cassetta degli attrezzi, ma io dico davvero, portiamola in ufficio con noi, portiamola a scuola, una foto di persone significative, che ci rilassano, che ci tranquillizzano, oppure che ci danno forza, che ci danno coraggio, persone che conosciamo realmente o anche persone famose che richiamano in noi, queste risorse. Mi serve sentirmi forte e capace. Anche la foto del mio cantante preferito, del mio giocatore sportivo, ma anche un dipinto che ci regala delle emozioni che noi sentiamo utili nel farci rimanere ancorati nella finestra di tolleranza. L'udito, ascoltare, prepararci delle playlist, musica tranquilla, musica un po' con dei toni lievi per quando siamo in iperarousal, in modo che ci accompagni verso il basso, a tornare all'interno nella finestra, mentre musica che ci attiva, che ci spinge ad urlare, che ci riattiva nel momento in cui ci sentiamo troppo in ipo e abbiamo bisogno di rientrare risalendo verso l'alto. Si possono anche espandere le strategie per il radicamento. Ecco alcuni semplici esempi. Può essere utile disegnarlo un oggetto, nel momento in cui siamo tranquilli, siamo all'interno della nostra finestra. Disegniamo un oggetto che ha per noi una funzionalità di mantenerci nella finestra, quindi che ci regala sensazione di calma, di gioia, di serenità, un qualsiasi disegno lo possiamo portare con noi. Non è necessario avere delle abilità artistiche, vi facessi vedere i miei mani nei capelli, ma è utile proprio che il disegno evochi in noi queste sensazioni piacevoli. Oppure possiamo prendere un oggetto e provare a disegnarlo sulla carta, un oggetto rassicurante, lo disegniamo e ci portiamo questo disegno con noi. Fare una passeggiata può essere estremamente utile, magari una passeggiata consapevole, quindi possiamo individuare, scegliere 5 cose da vedere, 5 cose da toccare. 5 cose, 5 stimoli ai quali devo prestare attenzione a livello uditivo. Potete annotare, quindi portare un piccolo diario con voi e annotare le descrizioni dei 5 oggetti, dei 5 stimoli sensoriali e visivi. Ma anche bere un bel bicchiere di acqua fredda può incrementare il nostro ancoraggio al momento presente, se noi lo facciamo in modo consapevole, quindi portando attenzione alla sensazione che abbiamo nella bocca e poi l'acqua fredda, come cambia la temperatura nel momento in cui scende e arriva a raggiungere lo stomaco, quali muscoli muovo per deglutire, quanta acqua riesco a tenere in bocca, cosa cambia se faccio un sorso un po' più impegnativo oppure un sorso leggero, quindi quali sensazioni questo stimolo dell'acqua fredda provoca a livello mentale, a livello cognitivo e a livello corporeo in me. Utile è provare tutti questi esercizi, tutte queste strategie in modo da implementare la vostra cassetta degli attrezzi e per capire quali sono quelle utili per me è bello poter rispondere e interrogarci. In che misura funziona questa tecnica? In quale situazione mi potrebbe essere di aiuto e mi è stata di aiuto? Su una scala da 1 a 10, quanto mi sento presente nel qui ed ora prima di applicare l'esercizio del radicamento e quanto mi sento radicato dopo l'esercizio? Provate e scrivetemi nei commenti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.